una cosa avete detto oggi? Sì, abbiamo discusso del potenziamento del sistema Tetra, che è il sistema di collegamento delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, integrato con il sistema regionale che c'è già, che noi abbiamo messo a disposizione, però facendo presente che servono investimenti per potenziarlo e per estenderlo, e questi soldi ci sono perché sono stanziati nella legge finanziaria 2014, che dice che per il 2014, proprio per il Tetra, sono stanziati, Tetra è la sigla di questo sistema di comunicazione tra le forze di polizia, sono stanziati 30 milioni di euro e per il 2015 70 milioni di euro. Quindi noi siamo ben lieti di mettere a disposizione il nostro sistema che abbiamo creato noi come regione con i soldi nostri. Se c'è necessità di potenziarlo, e c'è necessità di potenziarlo per creare nuove stazioni radio, nuove infrastrutture, quelle sono le risorse da prendere. Ho parlato al telefono con il ministro Alfano facendogli presente queste necessità, lui si è detto disponibile, è una buona notizia, quindi il prefetto sentirà il Ministero dell'Interno nei prossimi giorni per sbloccare questi fondi se saranno necessari. Il segretario del suo partito ha aperto a un confronto con Renzi per un eventuale nuovo governo, volevo capire se secondo lei è possibile, imminente, un governo Renzi, un incarico Renzi, e in quel caso se è possibile che la Lega possa valutare che sia un appoggio esterno. Ma se il mio segretario ha detto questo, io sono totalmente d'accordo con lui. Non so se ci sarà un governo Renzi, penso di sì. Oggi si capirà, mi pare, no? Dopo l'incontro Renzi-Letta che dovrebbe essere in corso adesso a Palazzo Chigi, io penso che ci sarà un governo Renzi. Le pressioni sul Quirinale dei giorni scorsi vanno in questa direzione. Mi sono fatto questa opinione, che era previsto da chi fa il tifo per Renzi, che si approvasse la nuova legge elettorale e si andasse al voto, perché senza legittimazione popolare un governo, un primo ministro fa fatica. Solo che poi, visti i sondaggi e visto che c'era il rischio che rivincesse il centrodestra, qualcuno ha deciso di accelerare e quindi ci sarà la staffetta. Quindi se Renzi diventerà premier, sarà premier di un governo più debole che non se fosse diventato premier attraverso le elezioni politiche. Dopodiché, molto laicamente, giustamente Salvini dice, vediamo che cosa dice. Ricordo che noi ci siamo astenuti sul voto al governo Letta perché ha parlato delle riforme costituzionali da fare in 18 mesi. Finora non si è visto nulla, ma noi non siamo pregiudizialmente ostili a qualsiasi governo. Io poi, come governatore, accolgo con molto favore questa dichiarazione, perché io ho bisogno di un governo che mi dia risposte. Sulle infrastrutture me le ha date, su Expo me le ha date, su altre questioni no. Spero che ci sia un governo che mi dia risposte per la vicenda svizzera, per esempio, che nasca in fretta. Presidente Piemonte, il Consiglio di Stato si è pronunciato, sembra al voto. Purtroppo sì, il Consiglio di Stato ha deciso, è una decisione ingiusta, è una decisione che secondo il Presidente Cota viola la democrazia, però dobbiamo prendere atto di questo e io penso che sia giunto il momento perché il centrodestra faccia le primarie in Piemonte. È una buona proposta, è una buona idea, abbiamo adesso la possibilità di metterla in pratica, se ne parla da tanto, facciamo le primarie per vedere chi nel centrodestra unito possa contrapporsi al candidato del centrosinistra che mi pare sarà Chiamparino. No? Un candidato difficile, un candidato impegnativo, a maggior ragione servono le primarie, possiamo farle rapidamente e se così sarà sono certo che la Lega avrà un suo candidato naturalmente. Non decido io sono solo il governatore della regione Lombardia. E invece sulla data delle elezioni ha un suggerimento da dare, se si deve accorpare con le europee, premerete per quello? Ma sì, certo. È un principio fondamentale quello dell'election day, serve a spendere meno soldi e serve soprattutto a indurre i cittadini ad andare al voto. Ecco, con l'unica eccezione forse dei referendum abrogativi, perché richiedono un quorum che le elezioni non richiedono e per questo non sono stati abbinati quando ci fu l'occasione, ma in questo caso non c'è dubbio che le elezioni regionali in Piemonte devono essere abbinate alle... Ho parlato col ministro Alfano stamattina non per le elezioni ma per le questioni dei finanziamenti
alle infrastrutture di cui parlavo prima per Expo, quelle per la sicurezza, e anche lui condivide questa opinione di accorpare le elezioni e delle primarie. L'Europa ha già bloccato il negoziato con la Svizzera sull'elettricità. Sì, mi pare veramente una reazione molto puerile, perché hai fatto questo, allora come fanno i bambini, no? Allora blocco le trattative su... Beh, non è che ha deciso il ministro dell'integrazione svizzero, l'ha deciso il popolo sovrano e l'Europa deve rispettare i popoli. Ancora una volta la burocrazia di Bruxelles pretende di avere più voce in capitolo del popolo sovrano. Non è così che funziona la democrazia. Come disse una volta Churchill, la democrazia è il sistema peggiore, esclusi tutti gli altri. Io sono affezionato, è il popolo che comanda e quindi Bruxelles deve rendersi conto che deve negoziare con il governo svizzero. La stessa cosa voglio fare io per quanto riguarda l'accordo bilaterale sui frontalieri. È un fatto tutto lombardo, i frontalieri, io voglio che la regione sia coinvolta, non può qualche funzionario di Roma andare a trattare su quello che succederà, perché il rischio è che si perdano centinaia di milioni che adesso vanno ai comuni lombardi sul confine e questo sarebbe un dramma.